bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Come già potete immaginare, vi accompagniamo in un viaggio nel porto di Genova, ospiti, e lo ringrazio molto, dell'ammiraglio Piero Pellizzari, direttore marittimo della Liguria, Francesco Righi dall'altra parte della telecamera. Ammiraglio, tanti temi che riguardano il porto, ma non possiamo che non partire dalla nuova diga foranea di Genova, che sta vedendo la nascita. Sappiamo che al largo dell'attuale diga c'è una nave che ogni giorno getta tonnellate di ghiaia per costruire la base dove poi verranno appoggiati i famosi cassoni circa 100. Un'opera impegnativa che credo che anche lei sia onorato di controllare e gestire. Beh, un'opera infrastrutturalmente fondamentale per il porto di Genova e in generale per la logistica nazionale, come più volte è stato ripetuto, quindi noi cerchiamo di dare ovviamente il massimo di noi stessi per facilitare tutte quante quelle che sono le operazioni, che attraverso un'operazione concordata insieme al commissario dell'autorità portuale, al commissario Bucci, alla committenza, cerchiamo di vedere quelle che sono le esigenze e di cercare di fare in modo che tutte quelle che possono essere interferenze con il porto vengano evitate e che tutti possano continuare a lavorare in sicurezza, andando a individuare intorno alla diga un'area appunto di sicurezza dove si sa quali mezzi operano, quando operano, come operano, con tutte quelle che sono le prescrizioni necessarie e tutti quanti quelle che sono gli avvisi che poi vengono dati ai naviganti al fine di evitare appunto interferenze. Diciamo che al momento le uniche interferenze, a quanto ho capito, riguardano la zona intorno dove si sta realizzando proprio la gettata della ghiaia. Certo, quella è la zona di massimo interesse e vigilanza, all'interno della quale ovviamente non è consentito il transito, ma vi è appunto anche un discorso di interferenza con le attività del porto e proprio l'atterraggio delle navi e quindi la vigilanza che queste due attività vengono svolte anche se vogliamo simultaneamente, ma in momenti diversi, al fine di evitare qualsiasi incrocio e qualsiasi interferenza. In questo ovviamente ci danno una grossa mano d'aiuto i servizi tecnico-nautici che partecipano attivamente a tutte quante quelle che sono le attività di ormeggio delle unità che lei ricordava, proprio per il trasferimento della diga e per l'ancoraggio della medesima e per lo sversamento poi in mare di quella che è la base e poi la diga su cui verranno posati i cassoni, che cui il primo è attualmente in costruzione a Vado, che poi verrà trasferito, e quello è un altro momento in cui sicuramente verremo chiamati in causa, perché sia dal punto di vista della sicurezza del cassone stesso, della chiatte che lo trasporteranno, sia delle interferenze con la navigazione che questo porterà, sicuramente la capitaneria darà il suo proprio contributo. Peraltro questo non è l'unico fronte, come già accennato, di cantiere della diga. Sappiamo che a Vado Ligure è iniziata la costruzione del primo cassone all'interno del cantiere denominato Dario, che già si occupava della costruzione dei cassoni della diga di Vado. Quindi, primo fronte, la nave al largo dell'attuale diga che getta la ghiaia; secondo fronte, la costruzione del cassone nel cantiere Dario a Vado, e poi abbiamo visto di recente dalla nostra terrazza transitare la Tronz, che è diciamo il cantiere che costruirà i cassoni più grandi della diga di Genova, sempre a Vado, che attualmente risulta essere ormeggiata nel porto di Pra per essere poi allestita con tutto quanto necessario. Corretto, ammiraglio? Corretto, è corretto. Abbiamo allocato momentaneamente appunto questo cantiere dove sorgeranno i cassoni, che ricordo poi saranno anche di dimensioni diverse a seconda dell'unità di fondali, quindi un'opera infrastrutturalmente importante, ma anche da un punto di vista ingegneristico estremamente rilevante e interessante, che denota anche la capacità insomma del nostro paese di realizzare delle cose veramente, veramente importanti e di grossa difficoltà. Anche perché si scenderà fino a 50 metri sotto il livello del mare ed è un record almeno europeo.
Ammiraglio, la vediamo sullo sfondo, la vecchia diga, sappiamo che la nuova si sposterà al largo di circa 500 metri. Raccontiamo quali vantaggi comporta questo, soprattutto a livello di sicurezza. Consentirà l'arrivo di navi sempre più grandi che soprattutto potranno fare le loro manovre, i cosiddetti bacini di evoluzione, in sicurezza, lo vediamo bene avvicinandoci alla zona di imbocco. Esatto, uno degli aspetti fondamentali di cui ci si può immediatamente rendere conto è proprio guardando il bacino di evoluzione, cioè dove evoluiscono le navi per raggiungere le calate presenti a San Pier d'Arena oppure il porto antico. Questo praticamente avrà dimensionalmente per diametro quasi un raddoppio. E questo è quello che in questo momento effettivamente ci manca per guardare al futuro, cioè guardare alla possibilità per questo porto, che è il principale porto nazionale, di essere pronto a ricevere, già adesso andiamo su unità di 360 metri, di andare a 400, di andare anche eventualmente fossero costruite ai 450, per quanto riguarda la parte navi contenitori, stiamo parlando di navi che portano 24.000 teo e più, quindi navi assolutamente di rilievo. E al contempo anche le navi da crociera fanno la loro e devono poter evoluire assolutamente in sicurezza, e vediamo che il gigantismo non si sta fermando, e quindi non diventa, in questo momento lo stiamo trattando ancora come se fosse diciamo un'eccezione. Vediamo che le navi aumentano costantemente di dimensione, quindi le infrastrutture si devono per forza adeguare. Direi questo ovviamente poi in un quadro della logistica nazionale, cioè tutta Genova e tutto il nord-ovest che si sta attrezzando per essere più pronto a ricevere questi flussi di traffico in maniera il più possibile poi resiliente, cioè avendo la capacità di poter in situazioni di crisi geopolitica, pensiamo a Suez, pensiamo al Covid, pensiamo ad altre situazioni, situazione economica che ci colpisce, di poter comunque la chiusura dei vari alpini, cioè di avere l'Italia al nord-ovest pronto a reagire a questi momenti e avere varie soluzioni. Proprio per essere il più possibile resiliente e poter consentire all'Italia di poter continuare a importare e esportare merci, questo è l'aspetto centrale. Anche perché se non si riuscisse appunto a rendere accessibili nel nostro porto le navi grandi, che sono quelle già sul mercato, è ovvio che tutto il porto di Genova, ma non solo, perderebbe competitività. Sulla nostra destra vediamo Calatoli, abbiamo visto il Terminal Sec con una grande nave e dietro a questi serbatoi c'è Calata Bettolo, che è interessata dai lavori di realizzazione completa, che poi troveranno pieno compimento proprio quando la diga sarà realizzata. E proprio dalle immagini di Francesco Righi si capisce com'è vicina anche la zona degli attracchi, delle banchine, oggi rispetto alla diga, e questo spiega proprio bene perché si sta facendo questo lavoro. Là sullo sfondo forse intravediamo proprio la nave che sta gettando la ghiaia, non so se è quella là sulla destra, con credo che sia quella là, esatto, che intravediamo dietro la diga con quelle quattro, potremmo definirle megatorri, che controlliamo bene dalla nostra terrazza Colombo. Al momento non ci sono ancora stati problemi, è vero, ammiraglio, interferenze particolari? No, finora no. Diceva bene prima, l'altra ragione fondamentale che riguarda la diga, lo spostamento della diga verso l'esterno è proprio la larghezza del canale di San Pier d'Arena. Esatto. Vediamo qua nell'imbocco. Nell'imbocco, che sono, se ricordo bene, 150 metri, che visto quelli che sono poi tutti gli allineamenti e tutti i tombamenti che vengono svolti, a cominciare da Calada Call Center, che ormai sta diventando una realtà perché tra poco verrà chiusa e andrà ad assorbire tutti quanti, parte di quelle che sono tutti gli escavo del tunnel subportuale, che a poco inizierà. Quindi qui si vede veramente come si debba lavorare sostanzialmente porto, città,
governo e regione, tutti quanti insieme, al fine di andare a trovare poi quelle che sono le soluzioni migliori per tutti, per far funzionare e per progredire il porto, ma attraverso proprio la costruzione delle infrastrutture. Quindi ci stiamo proprio inquadrando a Calata Bettolo, e vediamo come, se pensiamo che qui attualmente ormeggia un'unità larghe fino a 41 metri, è evidente che poi il transito delle altre unità verso diventa chiaramente problematico. Ci si starebbe un po' stretti. Dicevo prima che le navi diventano, ahimè, diventano sempre più grandi e sempre più larghe, e quindi bisogna ragionare in chiave futura e dare ai nostri terminalisti quelle che sono le migliori possibilità infrastrutturali per il loro sviluppo. Quindi, telespettatori, la diga che vedete alle nostre spalle nel 2026 non ci sarà più, perché sarà spostata 5 metri più a largo, all'altezza di quella gru gialla che vedete più o meno, dove sta intervenendo la nave che sta gettando la ghiaia. Ha citato il tunnel subportuale, quindi mi dà il via all'altra tematica. Come ha detto, il materiale di risulta, lo smarino derivante dallo scavo del tunnel, andrà a riempire Calata Consenter in una sinergia di attività che consentono di riutilizzare il materiale senza doverlo smaltire, che sarebbe un problema, proprio per realizzare quel porto in linea di cui si parla. Ormai le navi sono più grandi, non ha più senso infilarsi nelle calate che ci sono oggi come Consenter, quindi si tomba e il porto diventa in linea per accogliere le navi più grandi. Tunnel subportuale, anche lì ci saranno soprattutto interferenze con l'attività portuale sia a terra che a mare? Le interferenze ci saranno sicuramente, le abbiamo già viste, le abbiamo già in parte affrontate, ci sta lavorando molto bene come sempre il commissario Piacenza su questo, noi ci siamo anche per la parte di viabilità portuale che deve trovare ogni giorno delle nuove soluzioni per poter venire incontro a questo, ascoltando sempre quelle che poi sono le esigenze dell'utenza, perché la chiave è tutta quanta lì, cioè lavorare in sinergia per vedere di trovare, comprendendo che poi sono infrastrutture che valgono per il nostro futuro. Questa è, stiamo approcciando Calata Consenter, che è quella che verrà riempita, quindi questo buco che oggi è riempito d'acqua verrà riempito di cemento. Che verrà riempita per prima con lo smarino che uscirà dagli scavi del tunnel, esatto. Allora, ammiraglio, ci fermiamo un secondo, ma restate con noi perché questo viaggio, oggi c'è anche il mare calmo, poi siamo al riparo della diga, continua fra pochissimo. Presa diretta, viaggio nel porto di Genova insieme all'ammiraglio Piero Pelizzari, direttore marittimo della Liguria. Ammiraglio, vediamo Calata Consenter, abbiamo detto che verrà tombata, quindi coperta, creata una banchina in linea con la Calata Bettolo che si trova accanto e con il terminal Rinfuse, se non sbaglio, dove vediamo ancora le montagne di carbone, così ad occhio. Ma soprattutto sullo sfondo vediamo la nostra cara lanterna di Genova. Qua abbiamo una notizia, è vero? Beh, ormai lo sappiamo, la lanterna di Genova è stata nominata dalla IALA, che è l'organismo, l'associazione internazionale che si occupa di questa materia, di in generale degli ausili di navigazione, faro dell'anno del 2024. È un importante riconoscimento che va a un importantissimo pezzo di storia di Genova, l'orgoglio un po' dei genovesi, anche di noi che lavoriamo in porto, che ci riconosciamo tutto in questo simbolo che porta poi lo stemma del comune su una dei suoi fianchi, e che è che rappresenta un po' per chi naviga un riferimento. Quindi è assolutamente centrale, ma proprio anche poi da un punto di vista storico, cioè
è seconda in Europa per altezza ed è stata creata nel 1500, quindi voglio dire, da tutti i punti di vista, e intorno ad essa poi alla base vi è tutta una realtà museale in fase poi anche di sviluppo, anche proprio con le attività, citavamo, del tunnel subportuale, che la valorizzerà ancora di più. Quindi il 2 e il 3 di luglio di quest'anno la festeggeremo, verrà consegnata da parte delle autorità della Guardia Costiera coreana, che ha istituito con la IALA questo premio, questo riconoscimento, e lo faremo il giorno 2, mentre il giorno 3 a bordo di un'unità mercantile qui, una nave passeggeri qui nel porto di Genova, festeggeremo quello che è la giornata mondiale degli ausili alla navigazione marittima. La lanterna è un ausilio. Gli ausili alla navigazione marittima sono tutta una serie di attività che vengono svolte da terra per le navi, che si fanno principalmente nell'attualità in formato digitale, che avranno nel futuro uno sviluppo assolutamente incredibile. Pensiamo alla radionavigazione, pensiamo a tutte le pratiche di arrivo e la partenza della nave che vengono digitalizzate, quindi a tutta la parte di monitoraggio delle navi, dove sono, e di collegamento delle navi proprio con le realtà portuali, al fine non solo di sicurezza, ma anche ai fini della logistica. E questo sarà assolutamente centrale, lo facciamo per la prima volta a Genova. Ma detto che è la seconda più alta d'Europa, se le chiedo qual è la prima, ricorda qual è la prima lanterna? Adesso lo direi, è francese. È francese, ma adesso ci documentiamo. Lo direi male in francese. Okay, quindi preferiamo evitare la pronuncia. Ma ha ancora senso oggi la lanterna con tutti i supporti tecnologici che ci sono, ammiraglio? La lanterna, come ho detto, è un simbolo. Le navi passeggeri, soprattutto, che sono quelle normalmente più moderne, ormai diciamo che navigano quasi su dei binari. Okay. Sostanzialmente hanno la cartografia digitalizzata, consente di tracciare una rotta e di seguire passo per passo. In un mondo peraltro bidimensionale, ormai in aeronautica questo si fa ormai da tanto tempo, e quindi diciamo che i fari sono soprattutto dei simboli. Hanno molto importanza i segnalamenti marittimi. Prima citavamo tutta la parte che riguardava la diga e ciò che circonda la diga, il segnalamento notturno assolutamente. Diciamo che ora tutta quella che è la nascita del GPS, tutta la parte satellitare, ha dato una grossa mano all'utenza, quindi il riconoscimento della costa attraverso i fari, insomma, è qualcosa di assolutamente desueto, ma sono diventati soprattutto dei simboli, ma dei simboli importanti. Però credo che nella navigazione, contrariamente agli aerei, conti molto di più l'elemento umano, seppur aiutato e confortato dalla tecnologia. Perché per quel poco che so, in aereo c'è il pilota automatico e quasi tutto avviene grazie ai computer. Mentre per quanto riguarda le navi, sappiamo che i piloti ogni volta salgono a bordo delle navi per accompagnarle, perché conoscono i fondali. C'è molta più necessità di capacità, forse, in mare rispetto all'aria. Guardi, dal 2028 l'International Maritime Organization prevederà che i porti del mondo possano essere attrezzati con terminal che gestiscono navi unmanned. Unmanned, cioè non gestite dall'uomo, ma gestite tutta la parte. Unmanned, si chiamano MAS questi sistemi, sono ormai diciamo quasi una realtà in Nord Europa. Abbiamo bisogno ancora di qualche decennio perché questo accada, ma sta lentamente accadendo anche nel settore. Teniamo in considerazione anche un altro aspetto, che la stragrande maggioranza dei sinistri accadono per errori umani. E quindi bisogna chiaramente affidarsi con intelligenza
alle macchine, all'intelligenza artificiale, poiché in questo avrà assolutamente una ma sono e nel frattempo, mano a mano, l'utilizzo appunto di questi sistemi neanche moderni, perché sono ormai salendo su una plancia di una moderna nave passeggeri, vediamo che sono all'ordine, assolutamente all'ordine del giorno, con una precisione veramente, veramente al metro, perché sennò queste unità in spazi che sono anche, diciamolo, ristretti, come che ci portano ad allargare il porto, non entrerebbero nemmeno. Fondali, dragaggi, il porto di Genova è a posto, sia per quanto riguarda le navi mercantili che per le navi passeggeri? Dicevamo prima che la diga si sposta in avanti, è evidente che se noi vogliamo avere delle unità di 400 metri che arrivano cariche, non che hanno scaricato prima, ma che arrivino cariche a Genova, dobbiamo avere proprio qui su San Pier d'Arena, proprio lì a Bettolo e anche nelle altre delle create qui del porto, fondali che arrivano fino a 19 metri, e questo ovviamente dovrà essere fatto secondo quelle che sono le norme che sono previste dal Ministero dell'Ambiente, che seguiremo con attenzione. Non siamo arrivati alla zona dei depositi costieri, con altro dei temi molto caldi del porto di Genova. Facciamo un piccolo riassunto, ammiraglio. Ma in questo momento abbiamo letto sulla stampa tutto quanto quello che è di dominio, è di, assolutamente di dominio comune, che dal CTR, a quello che ha stabilito il CTR, le prescrizioni che sono state anche date da noi della Capitaneria al fine di poter procedere in quella realizzazione. In questo momento l'attenzione del Ministero dell'Ambiente, so che la Regione Liguria sta dialogando con il Ministero dell'Ambiente al fine di poter raggiungere la via. Per il trasferimento a Ponte Somalia voi avrete il compito di decidere se l'attuale ordinanza che vieta il transito di navi pericolose nel canale potrà essere revocata, cambiata o tolta, giusto? Siamo ancora in questa fase? Assolutamente in questa, vedremo quali saranno le prescrizioni generali che verranno date, e l'autorità marittima si muoverà ovviamente di conseguenza. In questo, anche questo, se effettivamente verranno spostati ci saranno tutte le autorizzazioni, lo spostamento della diga in avanti sarà una grossa mano d'aiuto. Certamente, allora siamo verso la chiusura e siamo anche verso l'estate. Inizia per voi un periodo di lavoro intenso, perché sappiamo siamo una regione molto balneare e quindi ci saranno tutte le attività connesse al controllo dei natanti e non solo. Beh sì, qua sappiamo, siamo pronti, nel senso che abbiamo una storia sulle spalle di 150 anni, quindi voglio dire, sappiamo cosa vuole dire l'estate, sappiamo l'impegno che richiederà come ogni anno. A questo punto parlo dal direttore marittimo della Liguria, tutto l'arco Ligure sarà pronto, sapendo che abbiamo peraltro un diporto che è in una fase di incredibile sviluppo, quindi che ci fa lavorare molto sia dal punto di vista di tutte le pratiche amministrative che riguardano poi tutto il diporto, quello che è il supporto a quell'attività, e a fare in modo che le interferenze, anche qui parliamo sempre di interferenze tra le unità da diporto e la balneazione, siano assolutamente scongiurate. L'altro aspetto fondamentale, che qui forse è un pochino più genovese, è il numero delle attività che si svolgeranno su Genova. C'è un calendario mi sembra importante, varie regate, varie attività. C'è un problema di interferenza in ambito portuale, sicuramente tra le unità da diporto, e che cerchiamo sempre di scongiurare, di fare in modo che non avvenga, per consentire al porto di poter lavorare al meglio. Rimandiamo solo a un'altra puntata, perché poi voglio affrontare con lei anche i temi specifici legati alla sicurezza di cui parlavamo estiva dei natanti e di quelli che sono i vostri interventi. Per ora la ringrazio, ammiraglio, per averci accompagnato in questo viaggio. Ringrazio Francesco Righi per le immagini e Presa Diretta torna alla prossima puntata.